La giornata internazionale della donna è stata ricordata nei diversi comuni della regione Calabria. Tante le iniziative per commemorare sia le conquiste sociali, politiche ed economiche delle donne, sia le discriminazioni e le violenze cui esse sono ancora fatte oggetto in molte parti del mondo. Nella Galleria Nazionale di Cosenza, la figura femminile è stata rivista attraverso la mostra Omaggio a Umberto Boccioni, allestita nelle sale del museo e definita anche attraverso la lettura di brani tratti dagli scritti dell'artista, a cura di Nella Mari, Melissa Acquesta e Francesca Mandarino. Nel Palazzo dei Bruzzi, invece, è stato presentato il Comitato Pari Opportunità del Comune di Cosenza, presieduto dall'assessore Francesca Bozzo, che ha mostrato in un opuscolo il proprio Vademecum delle Pari Opportunità, un libretto divulgativo che fornisce una serie di informazioni sul Comitato e sul piano delle azioni. A Reggio Calabria, il Coordinamento Calabrese delle Donne CISL ha organizzato invece un convegno sull'endometriosi, una malattia sconosciuta e silenziosa. L'iniziativa intende accendere i riflettori in termini di prevenzione su un tema poco dibattuto, ma di grande rilievo dal punto di vista della salute e della qualità della vita delle donne e con un'insospettata ricaduta sociale. Anche il presidente della Regione Calabria, Gazziolo Iero, incontrando questa mattina un gruppo di dipendenti a Palazzo Alemanni, ha espresso il suo parere sul ruolo della donna oggi in Calabria. Le donne in Calabria avevano registrato un ritardo abissale su alcune conquiste. Noi riteniamo di aver fatto delle cose importanti, ma che sono insufficienti rispetto alle attese e alle speranze di tante donne. Per esempio, abbiamo voluto misure importanti in favore delle ragazze madri, delle vedove, delle donne che sono capofamiglia, delle donne imprenditrici. Abbiamo anche istituito centri antiviolenza.